Stamattina in prima commissione affari istituzionali abbiamo assistito all'illustrazione del bilancio di previsione 2017-2019. È l'ennesimo furto di Renzi prima di uscire dalla scena politica. In poche parole, abbiamo 210 milioni in meno di erogazioni dallo Stato per la Regione Toscana. Questo è avvenuto perché Renzi, prima di approvare la legge sul bilancio, doveva fare la conferenza Stato-Regioni per definire le erogazioni verso le regioni. Questo non è stato fatto. Una leggerezza che però devasta un'intera regione, ma anche un'intera nazione, perché per la Regione Toscana questi tagli comportano una erogazione del 63% in meno sulla sicurezza e 55% in meno sull'istruzione e il diritto allo studio. Senza considerare il 33% alle politiche sociali in meno e meno 53% allo sviluppo economico. Ora ditemi voi se una regione in queste situazioni può permettersi questi tagli. Intanto chi paga? Sono i nostri cittadini toscani. Questi tagli sono cruciali per il nostro reddito di cittadinanza. La nostra proposta viene di fatto amputata nella parte principale, che è quella finanziaria. Noi vorremmo che il nostro esempio sia seguito da tutti gli altri politici. Ci tagliamo metà delle nostre indennità e vorremmo che anche gli altri lo facessero. Vorremmo inoltre che i vitalizi come Rossi, Chiti e Martini ne stanno usufruendo e anche gli altri 157 consiglieri venissero aboliti. Con questo avremmo 398.000 cittadini toscani che per 3 anni conseguiranno i benefici del nostro reddito di cittadinanza.